Brutta, veramente, veramente brutta la sconfitta di Cerignola per come è arrivato, un Crotone che nel primo tempo riesce ad approcciare anche bene, riesce a passare in doppio vantaggio, però poi esce dagli spogliatoi e non scende più in campo, così come detto lo stesso mister nel post partita, una prestazione mi viene da dire vergognosa, ma non tanto in quel senso, una partita non approcciata per come avremmo dovuto fare in una trasferta del genere, vantaggio di due reti. Ecco, se mi viene in mente la trasferta di Torre del Greco, lì eravamo stati molto più cinici, molto più determinati e forse il gol subito in quella maniera ci ha un po' destabilizzato e nel finale abbiamo veramente concesso la qualunque e il Cerignola ne ha fatte addirittura 4, però è un grande rammarico perché il Cerignola accorcia in classifica e abbiamo perso un'ulteriore chance per restare a ridosso della Juve Stabia o comunque tra le primissime della classe. Crotone a quota 39 con il Picerno, con la Casertana, con il Benevento, ma tante ancora devono giocare, quindi è un campionato tostissimo. Già la prossima noi andiamo a Sorrento, un altro scontro playoff contro una squadra in salute, neopromossa, ma che sta facendo molto bene sull'ali dell'entusiasmo, che si è rinforzata comunque sul mercato, per cui si profila un'altra trasferta insidiosissima come era quella di Cerignola. Ripeto, c'è grande rammarico perché perdere così è brutto, perdere così è veramente brutto. Non so se sia dovuto al discorso di Petriccione, perché comunque si era affrontato bene il primo tempo, quindi cioè, non credo ci sia un nesso particolare. Di certo sul mercato in questi ultimi 4-5 giorni che mancano serve cercare di puntellare con giocatori anche magari di livello per poterci permettere di restare in alto e poi ai playoff, chissà, sognare per quanto sia sempre un terno al lotto, come sappiamo benissimo, il playoff in Serie C. Detto questo, Crotone che ha schierato il solito 3-5-2, modulo che stiamo utilizzando nell'ultimo periodo, con Dini in porta, Lojacono, Altobelli e Papini in difesa, quindi oggi Altobelli messo difensore centrale, un giocatore che tendenzialmente fa il centrocampista, però si può adattare. Tribuzzi e Giron sulle fasce con Dursi, Felipe e Vitale a centrocampo dietro il tandem Gomez-Tumminello. Passiamo in vantaggio al 26esimo con l'autogol di Gonnelli e poi arriva il 2-0 al 40esimo con Dursi, un 2-0 che avrebbe dovuto diciamo farci stare tranquilli o meglio affrontare il secondo tempo con la mentalità del sì, gestiamo però al tempo stesso senza troppo prestare il fianco agli avversari che comunque hanno qualità e che in casa fanno molto bene. E questo è successo perché poi si scatena l'uragano D'Andrea, prima fa 2-1 Malcore al 67esimo e poi negli ultimi 15 minuti D'Andrea ne fa 3 e ci condanna questa pesantissima sconfitta, ripeto. Ora sarà interessante vedere la reazione perché da lì capiremo se questa squadra sarà in grado di lottare per certi obiettivi, come fu contro l'Avellino, poi dopo quella sconfitta, meritato o no, comunque quella sconfitta, poi abbiamo reagito bene con diverse prestazioni importanti. Io mi aspetto e spero che si possa diciamo, riproporre questa dinamica anche dopo la sconfitta di Cerignola. Detto questo, io mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Saluti, ragazzi.